non ci potete stare, eh? Un attimo, un attimo. Qui a sinistra. Più giovane di tutti. Facciamo da solo? Sì, adesso un po'. Pippo. Qui a sinistra. Pippo davanti. Guarda sotto, questo da me, Pippo. Grazie a voi, arrivederci. Sempre ci sono state le pressioni. Sanremo è nato con la pressione incorporata. Sì, il primo e il secondo, penso, del 51. E lei come faceva? Ah, io ci stavo bene. Certo, qualche volta mi arrabbiavo, protestavo, ma dovevo sopportare. Ha detto che un buon conduttore poteva essere Matteo Renzi per il Festival di Sanremo. Ha perso troppe battaglie per fare anche Sanremo. Neanche Sanremo può fare ormai. No, ma Sanremo non sarebbe il caso di farglielo fare. Ma lei un consiglio a Baglioni glielo darebbe? Cosa fare? Orecchio da mercante, andare avanti? Ma guarda, secondo me deve infischiarsene e andare avanti tranquillo. Non c'è niente che possa ostacolargli il percorso. Senta, cosa ne pensa del monologo di Bisio? Bene, ti ho detto. No, sul monologo di Bisio, quello che ha fatto ieri. Bene, bene, divertente. Grossa, sempre grossa. Bene, la partenza mi sembra bene, le canzoni ci sono, quindi aspettiamo l'evolversi di questi giorni. Ma ti vedremo sul palco? Stasera sì. Bravo, Baglioni. Non lo so ancora, dobbiamo vederci. Senta, Baglioni probabilmente per il 70° non ci sarà, chiameranno lei. No, io per carità, ormai l'età avanza.